Ciao a tutti gli amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo in redazione le nuove HyperX Cloud Alpha S, un headset da gaming di tipo stereo con possibilità di sfruttare un suono 7.1 surround grazie a, come possiamo già vedere da questa immagine illustrativa sulla confezione, una scheda audio di tipo USB che abbiamo già visto anche in modelli passati, sempre di cuffie HyperX Cloud. Confezione di cartone di medie dimensioni, una grafica molto elegante, quindi uno sfondo di colore bianco sul quale troviamo l'immagine illustrativa delle cuffie, le caratteristiche principali, nuovamente appunto la scheda audio 7.1 surround di tipo USB, certificazione per Discord TeamSpeak, garanzia di 2 anni, 7.1 surround per quanto riguarda il suono e la compatibilità al computer. Lateralmente troviamo il bundle, sponsor da parte di HyperX ai Cloud9 e ai Complexity. Nel retro un'ulteriore immagine illustrativa delle cuffie e soprattutto evidenziati la particolarità di questo nuovo headset da gaming, che sono degli slider posti nel retro dei padiglioni che ci permetteranno di avere una maggiore o una minore quantità di bassi, presenza di bassi, grazie a degli slider che potranno essere impostati del tutto manualmente e direttamente all'occasione da parte dell'utente. Possibilità di rimuovere sia il cavo sia il microfono, quindi potremo sfruttare le cuffie sia per un utilizzo classico per ascoltare musica sia per le classiche sessioni di gioco. Bando alle ciance, andiamo avanti. All'interno della confezione troveremo una qui classica Quick Start Guide, ringraziamenti da parte di HyperX per aver acquistato il prodotto e una card per il supporto eventualmente in caso di problemi. A seguire troviamo un classico sacchetto in tessuto per il trasporto delle cuffie relativo bundle con la serigrafia HyperX, classico dei modelli Cloud e in questo caso anche dei modelli Cloud Alpha e Alpha S. A seguire due padiglioni di ricambio in tessuto e non in ecopelle come già presenti sulle cuffie stesse, hanno una buona imbottitura in memory foam, rivestimento in tessuto come abbiamo già detto, scusate, e sono facilmente installabili, basterà far passare un po' la struttura in plastica in questo spazio qua. Andando avanti troviamo un microfono di tipo flessibile con connettore jack 3,5 mm placcato oro, è un microfono a condensatore a LED, un filtro antivento per migliorare la comunicazione in chat vocale. A seguire troviamo la citata e suddetta scheda audio USB per attivare il suono 7.1 surround cliccando questo tasto circolare nella parte centrale, possibilità di regolare il volume sia per la chat vocale sia per quella di gioco in maniera del tutto separata. Nel lato di sinistra troviamo il tasto per attivare e disattivare il microfono, nella parte superiore troviamo l'ingresso jack 3,5 mm per innestare il cavo proveniente dalle cuffie, presente anche una comoda, a mio avviso, clip per fermare il controller magari su una felpa, su una maglietta. Finitura liscia nella parte superiore del controller, lucida, scusate, serigrafia HyperX anche in questo caso. Il cavo è rivestito in treccia di tessuto, leggermente più meno flessibile rispetto ad altri modelli rivestiti in treccia di tessuto. Il connettore USB non è placcato oro, ma è il classico. E quindi possiamo passare infine alle cuffie che sono le HyperX Cloud Alpha S. Come possiamo vedere, il design è classico dei modelli Cloud di HyperX, un design riuscito e apprezzatissimo dai videogiocatori di tutto il mondo. Le Cloud Alpha S sono caratterizzate da una struttura sempre in alluminio, molto robusta e molto flessibile, come possiamo osservare. Possibilità di ampliare le cuffie in modo da calzare meglio sulla testa di ogni persona e quindi trovare il giusto comfort. La headband nella parte interna ha una buona imbottitura, rivestimento in ecopelle o similpelle che dir si voglia. Nella parte superiore invece troviamo questa texture simil pelle
pelle di coccodrillo, con anche in questo caso riportato il brand HyperX. Come possiamo vedere anche qua, ottime cuciture particolari. In questo caso per il modello Cloud Alpha S si passa dalla colorazione nera e rossa alla colorazione nera e blu elettrico, come possiamo vedere anche dalla struttura in alluminio che garantisce il supporto anche ai padiglioni esterni. Parlando appunto di padiglioni esterni, troviamo il classico classica struttura, scusate, in plastica per quanto riguarda la parte esterna, mentre i padiglioni e la parte centrale sono sempre in alluminio. Troviamo il logo HyperX. Ci spostiamo nel retro dei padiglioni, dove finalmente vi possiamo far vedere meglio questi slider che, in maniera del tutto semplice, ci permetteranno di aumentare o di diminuire la presenza di bassi e quindi migliorare o meno l'ascolto e anche la sessione di gioco. I padiglioni nella parte interna sono dotati di un rivestimento in memory foam. Per le Cloud Alpha S sono stati aggiunti extra strati di ecopelle e similpelle per migliorare maggiormente il comfort una volta indossate. Troviamo all'interno dei driver da 50 mm. In questo spazio troviamo anche una doppia camera, caratteristica dei modelli Cloud, che ci permetterà di separare, le frequenze dei bassi, dei medi e degli alti, e quindi garantire un suono più, dettagliato. Mostriamo ancora un po' da tutti i lati queste nuove Cloud Alpha S. Nella parte inferiore del padiglione sinistro troviamo anche il connettore, cioè l'ingresso, scusate, per il connettore del microfono di tipo jack 3,5 mm e il cavo di collegamento alla scheda audio USB 7.1 potrà essere rimosso, come abbiamo già visto nel retro della confezione. Questo cavo è rivestito in treccia di tessuto e la terminazione finale è sempre un jack 3,5 mm placcato oro e 3,5 mm 4 poli, quindi potrà essere utilizzato anche con smartphone e tablet. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com, dove troverete ovviamente la recensione scritta con ulteriori foto dettagliate, considerazioni, test e tutto quello che c'è da sapere circa queste nuove cuffie prodotte da HyperX. Vi rimandiamo dunque a un prossimo unboxing. Un saluto allo staff.